Bentrovati ancora una volta, eccoci qua con un nostro nuovo appuntamento con un video tutorial che praticamente vi dà così una mano per risolvere all'ultimo minuto un problema con le nostre scarpe macchiate. Praticamente un problem solving, no? Sa quando avete un problema dovete lì per lì inventare la strategia giusta. Cosa andiamo a fare? Andiamo a pulire delle scarpe, magari può capitare, in questo caso sono delle scarpe di tela, può capitare benissimo che non abbiamo in casa lo smacchiatore, vabbè. Qualsiasi donna sicuramente ce l'avrà in casa, però visto che ci seguono sul nostro canale anche i nostri signori ometti, può capitare che c'è qualche singolo in casa oppure qualcuno la cui moglie è andata in vacanza e ha lasciato il marito a casa e quindi si è dimenticato di mettere nella lista della spesa lo smacchiatore. In casa troverà sicuramente pantofole di ovatta che ci serviranno. Troverà un dentifricio, si dice lo trova strappato? No, lo trova così. Però io è la terza volta che sto registrando perché non avevo acceso la videocamera. E può trovare un solvente o un latte detergente. Allora, questa, guardate, vi faccio vedere, questa è la scarpa pulita perché questa è già la terza registrazione che dicevo, però ed era veramente sporca assai. Ma adesso vi farò vedere anche da queste parti. Guardate come è diventata pulita. Voi dite, no, ma forse l'hai acquistata, no, ecco, questa è la prova. È la prova che prima avevo già registrato il video, naturalmente a telecamera spenta. Allora, vi faccio vedere da dove vogliamo iniziare, dalla soluzione, quella più pratica, quella del dentifricio. Allora, mettiamo su un batuffolino d'ovatta il dentifricio, vi faccio vedere la sporcizia, certo l'altra, mannaggia, era più nera, questa parte non so perché è meno sporca, comunque ci ho girato nel bosco. Potete vederlo benissimo nei video vlog. Ho girato, adesso non mi ricordo dove siamo andati, a Monterano. Avete visto il vlog di Monterano? Se non l'avete visto, poi ve lo lascio. Allora, strofiniamo qui per bene. Naturalmente sto parlando di una soluzione per quanto riguarda le macchie sulla parte di gomma, non andiamo a parlare sulla tela perché vi può capitare benissimo che voi avete lavato la scarpa qualche giorno prima, quindi dentro è pulitissima, non c'è cattivo odore, però magari è sporca qui. Allora dite, posso andare in giro con le scarpe sporche? Assolutamente no. Quindi eccoci qua, vi faccio vedere, quindi avete visto il prima e adesso vedete il dopo. Eccoci qui. Naturalmente è ovvio che poi noi in un secondo tempo qualsiasi prodotto insomma si vadi ad usare si andrà poi a risciacquare con una pezzetta, quindi adesso non ho la pezzetta, avevo preparato anch'essa, comunque vabbè, con una qualsiasi spugnetta andremo poi a bagnarla con l'acqua e risciacqueremo, quindi non è che lasciamo poi una volta pulito così. Adesso vi faccio vedere il laterale. Allora, questo è bianco, vedete, pulito, una volta era pulito anche questo. Vogliamo provare altri rimedi oltre che lo smalto, il dentifricio? Allora, proviamo con il latte detergente. Questa è un'altra soluzione. Proviamo, proviamo. Eccoci qua. Ce la cantiamo anche. Allora. Olè, eccoci qua. Magia delle magie. È tutto pulito. Andiamo anche a pulire questa parte. Non puliamo tutto, altrimenti poi come vi dimostro con un altro prodotto? Allora vi faccio, ecco, vedete lo sporco, quindi non è che mi invento qualcosa. Allora vi faccio vedere l'altra soluzione. Chiudiamo il dentifricio. L'altra soluzione potrebbe essere questa. Un semplice solvente per le unghie che tutte le donne hanno in casa. Se siete uomini single, non penso che abbiate questo, vabbè, comunque, casomai andate a comprarlo. Oppure, se c'è la soluzione, l'altra,
L'altra situazione che vi dicevo, che vostra moglie è in vacanza, solvente per le unghie, a meno che non si è portata via anche quello, lo troverete in casa. Allora, questa è la parte nera, vediamo, questa è la parte bianca, vediamo le differenze. Andiamo con il solvente. Adesso qualche cattivello dirà: ora Mary butterà le scarpe di sicuro. No. Lo so, perché già, insomma, prima di registrare ho fatto una prova giorni fa con un altro paio di scarpe e funzionava. Ecco, vedete? Ok, e niente, io spero che vi sia tornato utile questo video tutorial, questo problem solving dell'ultimo minuto. Usiamo le strategie della psicologia anche nella nostra vita quotidiana, che poi, insomma, non fa mai male. Like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Io vi aspetto sempre qua nel nostro magico mondo, quello dei bijou di Rick. Baci a tutti!